La storia ebbe inizio nel 20 avanti Cristo con Gioacchino e Anna. Gioacchino era un pastore, uomo benestante, mentre Anna, sua moglie, lavorava in casa. Non avevano figli e questo, per loro e per il popolo di Israele, quello che recitava i passi delle antiche scritture che dicevano «Maledetto sia l'uomo infecondo», rappresentava un problema, fonte di tristezze e frustrazioni. Un giorno, mentre Gioacchino portava come consuetudine le sue offerte al Tempio di Israele, venne ostacolato da Isacar, il sommo sacerdote, che gli impedì di lasciare i suoi sacrifici in quanto infecondo. Analizzando i registri del popolo di Israele, scoprì come fosse l'unico a non aver generato figli e, affranto, decise di non rientrare nemmeno a casa da sua moglie per ritirarsi con i greggi, solitario, sulle montagne. Anna, rimasta sola a casa, iniziò a vivere in un doppio stato di tristezza. Alla sua sterilità si aggiungeva una situazione di quasi vedovanza. Da quel giorno indossò una veste nera in segno di lutto e pregò il Signore. Una sera però, dopo una lite avuta con la sua serva, decise di spogliare le vesti scure, si coprì di unguenti per purificarsi e, vestita da sposa, si recò in giardino a passeggiare. Vide un lauro e, sedendosi sotto le sue fronde, iniziò a pregare il Signore chiedendo, una volta ancora, di poter essere benedetta con un figlio. Alzando lo sguardo tra i rami dell'albero, scorse un nido di passeri e al suo interno un uovo che, con estrema delicatezza, iniziò a schiudersi. Trafitta da quel lieto evento, Anna trasformò le sue preghiere in lamenti ed iniziò a chiedere al Signore cosa ci fosse di così sbagliato in lei per non poter essere benedetta da un figlio. Chiese perché tutte le forme di vita terrene fossero state benedette da una prole, mentre lei e Gioacchino fossero stati privati di questa benedizione. Al termine delle preghiere le comparve un angelo e gli si presentò dicendo: «Il Signore ha ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e partorirai, e si parlerà della tua prole in tutto il mondo». Anna prontamente confidò all'angelo che, sia che fosse stato maschio o femmina, la creatura concepita sarebbe stata offerta al Signore al suo servizio per tutti i giorni della sua vita. Allo stesso tempo, tra le montagne, a Gioacchino comparve un angelo ed egli lo invitò a tornare a casa perché Anna avrebbe concepito un figlio. Giunto sulla via di casa, Anna gli corse incontro e per quel giorno si riposarono nella loro casa. Passarono 9 mesi ed Anna partorì. Nacque una bambina che prese il nome di Maria. I primi giorni e poi i mesi e poi per i primi 3 anni Maria mangiò solo che dal seno materno e mai toccò il terreno impuro con i propri piedi fino a quando non fu portata al Tempio del Signore. Quando compì 3 anni Gioacchino e Anna portarono Maria al Tempio. Qui il sacerdote l'accolse e la benedisse dicendo: «Il Signore ha glorificato il tuo nome per tutte le generazioni. In te, alla fine dei tempi, il Signore manifesterà la sua redenzione per i figli di Israele». Dopo la benedizione la pose sul terzo gradino dell'altare e mentre il Signore fece scendere su di lei la sua grazia, ella danzò fino a giungere alla casa di Israele. Misurarti il tempo
tra cibo e signore, a misurarti il tempo, tra cibo e signore. Sacerdoti, fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso, e si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la figlia, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, dal corpo di una vergine si fa lotteria, dal corpo di una vergine si fa lotteria. Di fianco, pensi quei sacerdoti, la dietro in sposa, a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, ha un cuore troppo vecchio che ormai si riposa. Stelle già dato
cadono il cielo a frotte, luci meticolose, nell'insegnarti la notte. Una distesa di segatura, minuscoli frammenti della fatica della natura. Uomini della sabbia hanno profili d'assassini, rinchiusi nei silenzi di una primavera senza confini. Una bambola magra intagliata nel regno. Vestirai Maria, ritornerai a quegli anni lasciati quando i tuoi anni erano così fuori. E lei volò fra le tue braccia come una rondine, e le sue dita come lacrime dal tuo ciglio alla gola suggerivano al viso, una volta ignorato, la tenerezza di un sorriso, un affetto quasi implorato, e lo stupore nei tuoi occhi salì dalle tue mani e vuote intorno alle sue spalle si colmarono ai fianchi della forma precisa di una vita recente, di quel segreto che si svela quando lievita il ventre. E a te che cercavi il motivo di un inganno inespresso dal volto, lei propose l'inquieto ricordo fra i resti di un sogno raccolto. Per un momento corsi a vedere il colore
tra valle fiorite, dove l'olivo si abbraccia la vite. Scende il volo dove il giorno si perde, cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si frega, e alla fine d'ogni preghiera, contava una vertebra nella mia schiena. E i sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci, sai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa, i volti severi divennero pietà, nel loro braccio profili di rami, nei gesti immobili di un'altra via, foglie le mani, soffi di vita, voci di strada. Gente, ti rubarono al sogno per ridarti al presente. Sviati l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole. Ripeteva un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente. La parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. Piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. Quando l'angelo portò la buona novella era il 15 di Nissan, il 6 aprile, un mercoledì, all'ora terza. Maria fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne. Femmine un giorno e poi madri per sempre, nella stagione che stagioni non sente.
70, a questo punto si girava il lato del vinile. E cambia anche l'atmosfera. E questo l'abbiamo spiegato bene ai bimbi ieri mattina, che non hanno vissuto questa tecnologia. Cambia il clima. Giuseppe fu preso da paure e dubbi e tra sé e sé si chiese cosa potesse fare perché nessuno venisse a sapere di quel che era successo. Decise fosse meglio partire per una città dove nessuno li avrebbe riconosciuti. Così, dopo aver sellato un'asina per far sedere Maria, partì per Betlemme. Quando furono a circa 3 miglia di distanza, Giuseppe si voltò 2 volte per osservare Maria. La vide la prima volta triste e poco dopo ridente. Così le chiese perché e Maria disse: «Vedo nei miei occhi 2 popoli, uno che piange e si batte il petto, l'altro che è lieto ed esulta». A metà del cammino Maria chiese di poter scendere dall'asina. «Quello che è in me fa forza per venire alla luce. Ma dove ti condurrò per poterti nascondere?» «Qui il luogo è deserto e buio», disse Giuseppe. Trovarono una grotta e Maria vi si rintanò, mentre Giuseppe andò a cercare una levatrice. Egli condusse qualche passo e guardandosi attorno notò che tutto si era fermato. L'aria era attonita, gli uccelli fermi nel cielo, le pecore al pascolo non pascolavano più e il loro pastore era immobile. Tutte le cose in un momento furono distratte dal loro corso. Incontrò una donna che scendeva dalla montagna. Era una levatrice che non credeva alla venuta del figlio di Dio. Così Giuseppe la invitò a seguirlo e insieme tornarono alla grotta. Si fermarono lì, dove Giuseppe aveva lasciato Maria. V'era una nuvola che adombrava la grotta che in un attimo però si dissipò, lasciando spazio ad una grande e immensa luce, tanto che gli occhi non la potevano sopportare. A poco poi la luce si attenuò e così il bambino apparve. Andò subito a prendere il seno di sua madre Maria e dopo essersi nutrito, tornò al suo posto. Il tempo passava, intanto Gesù cresceva in statura, in sapienza e in grazia. Siamo di notte e il sonno di Maria viene disturbato da un ripetitivo, struggente e inquietante rumore che proviene dalla bottega di un falegname. Thank you.
Gesù. Egli fu obbligato a salire il Golgota a piedi, quella collina detta luogo del teschio, che accolse le ultime fatiche del Signore. Maria vide suo figlio e, cercando di farsi spazio nella folla, corse verso di lui. Lo guardò con lo sguardo triste e incredulo e gli disse: «Dolcissimo figlio mio, luce dei miei occhi, re di ogni cosa, come posso resistere nel vedere il mio dolcissimo figlio unigenito condotto alla croce come un agnello innocente, con le mani legate come un condannato, condotto a morte come un ladrone in mezzo ai ladroni, lui che ha aperto come una cortina il cielo? Ora ascoltate, popoli, nazioni e razze, quale ingiusta morte hanno dato a mio figlio». Straziata, Maria si strappò le vesti, batté sul suo petto e con le unghie si graffiò il volto. Riguardò suo figlio e con un ultimo grido disse: «Uccidete prima me!» Era l'ora sesta del giorno di Parasceve, quando si avvicinarono al corpo di Gesù, lo spogliarono delle sue vesti e sul suo capo misero una corona di spine. Sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce, puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, ti uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati, da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a croce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli di un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa. Si serra le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Da un credo inumano che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffrono la pena di chi perdonò la Maddalena, di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto trafitti dal sole gli spasimi di un Redentore. Sangue può certo bastare.
coraggio, non hanno la faccia di chi si compiace dai gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stufiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro, a piangerti solo, non anche le madri. In fondo sono solo due ladri. Gesù nel mezzo e accanto a lui due ladroni, alla sua destra Tito, alla sua sinistra Dimaco. Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio.
Come posso sopportare? Gabriele, dove sei? Perché non mi hai detto prima cosa riservavi per me? Perché non mi hai detto già allora dell'ingiusta morte del mio unigenito figlio? Come apparirò agli uomini che diranno: questa è la madre di colui che fu dolorosamente condannato e che era chiamato re e figlio di Dio? Poi Maria guardò Gesù e disse: che ne sarà di me senza di te? Dove sono i tuoi discepoli che si vantavano di voler morire con te? Dove sono coloro che sono stati risanati da te? Perché non si è trovato nessuno che ti aiutasse? Guardò la croce, le chiese di chinarsi per poter baciare ed abbracciare un'ultima volta suo figlio, frutto delle sue viscere, germoglio del suo cuore. Dov'è la tua bellezza, figlio mio? Si è forse dissolta per sempre sotto la mano degli iniqui? O madri, tutte, fate cordoglio con me. Ho serbato la mia verginità per non incontrare i dolori delle madri e le ho superate tutte nei pianti e nei gemiti. Figlio mio adorato, ora anch'io morirò con te. Vedendo sua madre sotto la croce, Gesù si rivolse al padre e disse: Padre, non imputare loro questa colpa, perché essi non sanno quello che fanno. Chiese da bere e uno dei soldati subito gli porse una spugna intrisa di fiele mescolato ad aceto. Alcuni giudei che sostavano sotto la croce lo deridevano: se è vero ciò che dici, scendi dalla croce, così che possiamo credere in te. Altri continuarono: ha salvato gente, ha guarito infermi, paralitici, lebbrosi, indemoniati, ciechi, storpi, già cadaveri, e non può salvare se stesso. A un certo punto, il ladrone che era crocifisso al suo lato destro, dopo aver osservato la scena in silenzio, disse: non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est, dicevano che in fondo era uguale, credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano, con un coltello piantato nel fianco gridai, dammi appena il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nomina in vano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Baciare la mano che rompe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricordami santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan sangue di schiavi e dai loro padroni. Senza finire legati agli altari, scordati come animali, senza finire le gatti agli altari, scordati come animali. Il quinto dice
sera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Quattro, tre! Io nel vedere quest'uomo che muore, madre io provo dolore, nella pietà che non c'è nel cuore, madre ho imparato l'amore. Padre, rimetto lo spirito mio, fu assunto in cielo. Fattosi terremoto, fece crollare il santuario e il pinnacolo del tempio. L'oscurità ricoprì tutta la Giudea. Erano i giorni della festa degli azimi, allora nona, di Parasceve. Nel nome di un Dio, nel nome di un Dio.
Irene Bressanelli. Francesco Guerini. Alice Campari. Mattia Manzoni. Paolo lo zio Simonetti. Leslie Abadini. Grazie.